Da circa un mese a Sala Consiline ed in qualche comune limitrofo moltissime persone lamentano gravi disservizi con le utenze telefoniche di una compagnia telefonica mobile. Quello che accade a molte persone è l'impossibilità di effettuare telefonate che durino nella migliore delle ipotesi più di 1 minuto e 30 secondi. Sono state diverse le segnalazioni fatte al call center della compagnia telefonica in questione e le risposte dei vari operatori sono state spesso contraddittorie. Qualcuno si è sentito dire che non c'era nessun problema alla rete e che poteva trattarsi di un difetto del cellulare. Risposta questa che in alcuni casi ha indotto la persona che l'aveva ricevuta a comprare un altro cellulare senza però ottenere alcun risultato. Nonostante le numerose segnalazioni, il problema ad oggi non è stato ancora risolto. In mattinata è stata però finalmente fatta chiarezza. Dopo l'ennesima segnalazione, infatti, un'operatrice del gestore ha spiegato che il problema esiste ed è stato segnalato anche da altre zone della provincia di Salerno e della Campania. Non è stata però spiegata quale sia la causa del disservizio. L'unica certezza, almeno stando a quanto detto dall'operatore del call center, è che il disservizio verrà risolto entro il 23 aprile prossimo. Della questione sono state investite anche alcune associazioni di consumatori che stanno valutando un'eventuale azione legale nei confronti della compagnia telefonica, visto che molti utenti che hanno un profilo tariffario con scatto alla risposta, a causa delle continue interruzioni di conversazioni, sono costretti a richiamare lo stesso numero più volte, pagando ogni volta lo scatto alla risposta.